Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di una tipologia di manici che avrete già avuto modo di visionare sul nostro sito, ma da una forma un po' più particolare e da una cura nel dettaglio davvero unica. Analizziamo insieme i manici hand. Allora, eccoli i nostri manici in resina dall'effetto marmorizzato, denominati proprio manici hand. Allora, andiamo un attimo nel dettaglio ad analizzare proprio quelle che sono le misure. Partendo da qui, da questo foro, che misura 0,5 cm di altezza per 1,5 cm di larghezza. La larghezza totale del manico, quindi dalla parte esterna dei due manici, vale a dire da qui a qui, è di circa 17 cm. Per quanto riguarda invece l'altezza, è per un totale di 11,5 cm, calcolando che 1,5 riguarda questa altezza qui proprio del manico, quindi vale a dire dalla fine del manico alla base vi è un'altezza di 10 cm. Per quanto riguarda sempre questo diametro, abbiamo da qui il punto di partenza che è 1,5 fino ad arrivare a qui che invece è di 2,5 cm. Concludiamo infine con lo spessore di questo manico che è di circa 0,6 cm, quindi 6 mm. Ma vediamo adesso tutte le diverse varianti di colore presenti proprio per questi manici hand. Questa variante di colore che abbiamo visionato finora è la variante verde. Questa invece è azzurro. Questa variante invece è perla. Questa invece è la variante moro. E andiamo avanti con la variante rosso mattone. Questa delicatissima è la variante panna. E proseguiamo con un altro classico che è il nero. Questa è la variante lilla, arancio, e per finire viola. Dei manici con davvero tante varianti di colore, con questo effetto marmorizzato che potranno davvero rendere uniche le vostre creazioni, dargli quel tocco in più di originalità, ma allo stesso tempo anche di eleganza. Poi con il foro, credetemi, di una misura giusta in modo tale davvero da poter inserire perfettamente, con estrema facilità, la vostra borsa. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre idee creative, spunti creativi e soprattutto novità. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!